Prima di tutto, buonasera a tutti e vi ringrazio dell'ascolto. Io c'erei da raccontare, ma chissà quante cose. C'è quello che stava prima e dice dopo che nasce un maschio, dopo sei sorelle. Perché padroni volevano le famiglie dove c'erano gli uomini, perché le donne poi andavano via. E invece lui voleva che ci fossero gli uomini per lavorare. E Groppasecca era il padrone, era il terrore di tutti lì, era il più ricco, aveva sette poteri, aveva uno per giorno, allora tutti i giorni c'era un contadino che gli portava qualcosa, poi faceva da povero, no, lui. E io l'ho sempre visto, sempre, fino a che non è morto, con pantaloni con le toppe nel sedere, due toppine nel sedere, sempre, l'ho visto sempre in quella maniera, per far dimostrare a quell'altro che era povero, non aveva possesso. Non aveva liquidi, no? Invece io, quando ero piccolino, quando ero ragazzo, sentivo l'adulto e dicevano: i bioli dice, il Monte dei Paschi le soldi non ne vuole più, se no diventa padrone di lui. Quando questo è morto, io e il fattore, perché non aveva punti parenti, si scoprì che lui dal 1930 al 1935 aveva 15 milioni in quattrini a Monte dei Paschi, aveva lui, e c'era uno che veniva a imparare l'inglese da lei, uno lavorava in banca, e disse: te lo dico subito, ante erano 5 miliardi d'oggi. Però lui aveva tutti i contadini con le case sgangherate, era, non aveva né comodità, niente. Allora, se lui avesse dato l'aire mia tanto, a 5 milioni, restaurava tutte le case, faceva tutti i lavori che doveva fare. Invece niente, poi i 15 milioni c'erano sempre nei 63-64, ma aveva un po' meno valore allora. Per dire com'era, lui c'aveva il frantoio, c'aveva magazzini, laggiù si portava tutta la roba, e allora lui diceva, per esempio, a fare l'olio, quando si fa l'olio, nei frantoi bisognerebbe lavorare sempre di continuo, no? Senza smettere la notte. E no, diceva lui, la notte è fatta per dormire. Non era mai per niente, che era perché lui non poteva stare a badarci, perché aveva paura di sviluppare l'olio. Poi non si fidava nemmeno di se stesso. C'era il portone, poi in fondo c'era un'altra porta, si chiamava l'usciolino, che era piccola. Allora, prima di andare via, a qualcuno di noi, dicevo: oh, Ivo, oh Pietro, non ci vai a vedere se è chiuso l'usciolino? Poi non l'aveva chiuso lui, lo doveva sapere che era chiuso, per dire come era. Poi ce ne sarebbe 100.000 da raccontare, anche tutti gli obblighi. Quando un mezzadro andava a chiedere il potere, il padrone gli leggeva i patti, gli leggeva, no? E i patti erano... consistevano, c'era un paio di capponi a Natale, un paio di polli alla misuratura di grano e così via, fino ad arrivare a due o tre selque d'ova. Poi c'era altre cose, anche il bucato veniva a farlo anche il padrone, le legna si voleva fornire, lui aveva una stufa a legna che mandava il riscaldamento. Quando vedeva che il calore aumentava a mezzo grado, Madonna, andava subito e chiudeva la valvola, aveva paura di finire le legna, mi sono avanzate tutte, ci sarà 100 ettari di bosco, per dire come era. Poi quando era freddo, lui arrivava a un paio di stivaloni e diceva: Madonna, dice, oggi è freddo parecchio, dice, posso andare un po' in un casa a scaldarmi le mani? Non si poteva mai dire di no. Andava in casa, che era fuori l'acceso, faceva e ritornava via. Veniva apposta, andava via perché gli faceva freddo, per vedere la legna che si bruciava, che poi si adoprava anche per lui per scaldare l'acqua dei vestiti. Allora si faceva tutto il fuoco, per dire com'era questo elemento. E io ho vissuto lui, sono nato sotto di lui, fino a che non è morto nel 70, nel 63. Per Natale è successa una cosa buffa ma vera, qui a Fede. Un contadino vicino a noi
venne a portare happoni ai padroni, no? Il padrone stava a Firenze. Un paio di happoni arriva, scende alla strada, aveva questo paio di happoni, è una granata di scopo, è uno spazzolino. Arriva alla stazione, gli si presenta uno, dice, ah, buongiorno, siete arrivato, dice, il padrone mi ha mandato a riscontrarvi. Dice, dai a me, poi mi vuoi portare per tutto il viaggio, no? E mentre camminavano c'era un ciabattino, dice, sto qui, mi dice, aspettatemi qui. E va a pigliargli le scarpe, il padrone, cioè le scarpe a accomodare. Questo buon uomo si messe fuori, aspetta. E quello delle scarpe non ritornava. Allora quasi faceva, ah, c'entrò dentro, dice, ma quello diceva, quei punti che venivano dentro, diceva, non abbia le scarpe del padrone, ma in dove? In dove, dice. C'era due porte, e entravo di lì e scappavo di là, dice, poi la portavo via qui. Ma vedete, con questo buon uomo gli toccò andare dal padrone con la granata e lo spazzolo e basta. Perché purtroppo il paesano voleva sempre sfruttare il contadino. Il contadino andava in un paese, in città, era preso in giro, no? Perché era un contadino, capite? Cercavano sempre di fregargli qualcosa, perché qui è qui da mangiare sotto c'è niente. Ora sai, ma allora non c'era. Bisognava arrangiarsi in quella maniera. C'era un garzone, il contadino vicino a me, c'era un garzone, e con suo risparmio riuscì a comprare una bicicletta. Però il contadino, che sta sempre a lavorare, dice, ora questa bicicletta non la do. Dice, voglio andare a Siena. Aveva sentito dire sempre Siena, Piazza del Campo, il Palio, erano in discussione, le Fenesi, dice di sistema. Dice lui, voglio andare a vedere Piazza del Campo a Siena. Si rovescia un pantalone fino sotto il ginocchio, perché allora il carter e le biciclette non ce l'avevano. E pedala a pedala arrivò a Siena, e va in Piazza di Campo, si mette a sedere nella bicicletta, lì della vasca c'è ancora. Appena fu arrivato lì avevo tutti i piccioni, no? Tutte le ciurme e i piccioni. Madonna, lui non l'aveva mai visto un branco in quel modo. A casa ne era avuto 4 o 5, fino a più. Allora, preso da questo, si messe a contarli, no? Faceva 1, 2, 3, era l'alfabeto, ticche tocche. Era una decina di minuti e contava questi piccioni, e c'era uno vestito in divisa, ma sarà stato un portiere, un cameriere. Dice, resta lo frego. Dice, si avvicina, voi che fate? Dice, no. Dice, conto piccioni. Male, dice. Non si fosse mai montare il piccione, è proibito. E dice lui, io lo sapevo. Dice, bisogna che faccia la multa. Dice, quante ne avete montati? Dice lui, ne ho contati 100. Allora 10 e 10 di multa. Allora la multa era 10 e 10. Lui gli dà 10 e 10 e poi dopo riparte e ritorna a casa, no? Il giorno dopo l'amici a lavorare nei campi dice, mi, sei ritornato, come è andata? Ti hanno bastonato a Siena, ti andavo lì, ti hanno fatto là. E lui disse, e Senesi dice, pensando di farlo con me. E raccontò il fatto, no? Raccontò il fatto e disse, io ne ho detto 100, ma ne avevo contate più di 300. Lui era sottovoce, aveva pure lo stesso. E sapete, una volta la gente andava a lavorare da contadini per mangiare e basta. Non discutevi mia paga. Allora racconterò quella di Gallo di Sordani, questo è successo a Rendola, nel libro mi pare non ci sia messa. Allora c'era due, battevano il grano a mano, no? Battevano, c'era due, andavano ad aiutare a questo Sordani per mangiare e basta. Però è in casa dei contadini che si mangiava, fagiolini, zucchettine, patate, fiori di scherzo, sempre queste cose lì, no? Un giorno il Gallo monta in cima e cosa? Ai muricciolo, un bel gallo fa, dice il contadino, canta oggi perché domani non tu canti. Porca malissima, questi due. Domani mi ha ritornare, ammazza il gallo, dice, senti ammazza il gallo, si ritorna. E il giorno dopo ritornino, riparti, grano, arriva, alle 11:30 si monta il gallo sopra il muro e fa, e il contadino fa, canta oggi, domani non tu canti.
Loro gli dissero: anche te il grano battere oggi, perché domani o non te lo batto. Sushimi, c'è diverso a raccontare, era una cucina sana, perché si mangiava sempre zuppa di pane, la ribollita, ora che ora se non vai al ristorante un piatto costa 10 euro. Sempre, di giorno sì, d'estate si faceva a mezzogiorno, d'inverno si faceva la sera. E era sempre fagioli, la massaia la mattina ne salzava, la prima cosa metteva un pentolo di fagioli a fuoco per fare la minestra, ma anche per mangiare. Poi si rallevava anche coniglio e quello si ammazzava quando si arrivava la domenica. La domenica era un mangiare buonissimo, perché era pappardelle con il sugo di coniglio, che sono buonissime, sono buone ancora. Allora come il meglio, perché sapeva di appetito. Però a mezzogiorno si mangiava soltanto le pappardelle e la sera si mangiava il coniglio che era umido, un po' di insalata, insomma. Questo era il mangiare della fine della settimana. Poi i fagioli, tutto quello che si consumava si doveva tirare fuori dai poderi. E fagioli, ceci, tutti. Tutto quello che ci voleva per campare bisognava seminarlo, bisognava batterlo, bisognava metterlo da parte anche per l'inverno, perché l'inverno era un po' triste se uno non aveva. Qualche volta veniva qualche cattivo tempo e sciupava magari le vite, l'uvivi, bisognava stare peggio. Non c'era niente da fare, perché i soldi per comprare la roba non c'erano. Se un padrone era cosciente, gli dava qualcosa al contadino perché ampasse, perché arrivassi a sbarcare il lunario. Questo era il rapporto. Poi il rapporto fra il mezzadro e il padrone, la mezzadria era una cosa semplice, perché buona. Il contadino gli dava metà raccolto e poi non pensava più a niente, pensava tutto il padrone. Se il padrone era onesto, bene, se era poco onesto, il contadino gli toccava poco. In sostanza la mezzadria doveva essere che il padrone mette il potere con l'asa, il contadino mette il lavoro, e doveva essere a pari merito, no? Invece non era, e comandava sempre il padrone. E quando il contadino dava un consiglio, un giudizio che ne sapeva più del padrone, il padrone non voleva, gli dava sempre torto. Io mi ricordo, feci una vigna tutta a terrazze, no? E erano quasi in cima. E il capo dell'operaio gli disse: vede, sono Giuseppe, ora dice io con questa strada che va fin lassù a riscontrare quell'altra, viene un bel lavoro, no? Che dice lui a riscontrare quell'altra? Dice: non va mia lassù. Dice: e dopo? Qui si fa una curva e si gira così. Perché l'aveva detto? Perché l'aveva detto il contadino, sciupò ma non è una vigna, una strada, per dire, questo era il clima. Poi non era tutto triste, c'era anche il ritrovo nelle case, no? Si andava a veglia e si raccontava le novelle, le donne rassettavano, filavano e gli uomini accomodavano gli zoccoli o facevano qualche manio a qualche arnese, no? Perché la massaia era quella che comandava la casa. Il capoccio comandava fuori della casa, la massaia comandava la casa. Allora, a quell'epoca si filava tutto a mano, la stoppa, la lana, per fare il filo, e poi si faceva i osi, le amiciole, le ragazzine, tutto quello che ci volevano. Allora la massaia dava un compito a ogni donna, gli dava un compito, no? Durante la settimana. E arrivò alla fine della settimana, c'era una ragazza, ne aveva dato da filare la stoppa e non aveva filata punta. E la massaia dice: ma te che hai fatto? Non hai lavorato, non hai fatto niente. E lei gli disse: lunedì hai, martedì mi riposai, mercoledì persi la rocca, giovedì la ritrovai, venerdì la incronocchiai. Il sabato mi lava la testa,
La domenica non lavorai perché era festa. Quando arrivò le prime televisioni, avanti erano nei circoli, nei bar, poi cominciano a comprare le famiglie. Loro, c'era della gente, pensavano, come noi si vedeva loro, loro vedevano noi. Allora dopo, quando accendevi la televisione, i ragazzi le vestivano un po' meglio, poi si faceva in casa, gli danno anche l'acca, e si chiude la televisione. Ma questa era il Monafede, ma che le montagne di sopra a noi, dopo Montelupo, lassù, gli portavano la luce e il telefono, tutto insieme, no? Allora, di telefono la gente aveva paura. Una che lì, andava alzata, diceva, ora chi sarà? E là sul montagna c'era uno, da Nusenna telefonava a Fietri e voleva sapere se parlavano sabato sera, no? E uno che parla un po', dice, parla un po', se non è che si è fiscato bene. Telefona a questa bottega, la moglie va, piglia il telefono, come che dice, ora chi sarà, no? E dice, lei, pronto, era un po' sorda, pronto. Questo lui si stancò e gli disse, e lei diceva, chi parla? Ma chi parla? E lui a un certo punto si sgocciò e gli disse, parla Lucia Rolando, e riattaccò. C'era il marito lì con tutti i giocatori, dice, ma chi era? Dice, che? Chi ha telefonato? Dice lei, era Lucia Rolando. Porca miseria, sta stilla. Aveva telefonato con Lucia Rolando, non ha saputo rispondere. Fanno passare uno di noi, no? Lucia Rolando da New York e andava a telefonare a Fietri. Per dire la mentalità che c'era. A San Leolino, un paesetto di là da noi, gli portavano la luce, no? Poco avanti guerra, poco. Allora il prete bandì dall'altare alla messa e disse, guardate che domenica arriva la luce, un disse ci danno la luce, arriva la luce. Allora che fanno loro? Organizzano la banda, perché nel paese c'era la banda, vanno giù in dove arrivava la luce prima e si mettono in mezzo alla strada e chi suonavano una marcia e l'altro raccontava qualcosa, era mezzogiorno e mezzo e eri sempre laggiù aspettando. Le donne le chiamarono di sud del paese, no? Dice, andiamo, venite via, dice, la luce è ben arrivata in piazza. Porca maledizione, e di dove è passato? Tutta la mattina siamo, quindi se ne è arrivata, se ne diceva, è arrivata la luce, no? È arrivata in piazza.